suggestioni da approfondire riguardo la situazione italiana che per certi versi può essere considerata un laboratorio in Europa, un laboratorio politico, anche per quanto riguarda lo sviluppo e la conformazione dell'autoritarismo contemporaneo. In Italia, innanzitutto, vi è stata la coalizione di due tipi di populismo diverso, uno un populismo di destra con ampi tratti di razzismo e uno un populismo determinato da quello che io chiamo qualunquismo digitale, in cui il discorso è centrato sulla necessità di superare le forme della democrazia liberale storicamente determinata. Ovviamente dopo poco tempo l'egemonia del governo italiano è stato preso dal populismo di destra razzista e il populismo del qualunquismo digitale fa solo da stampella alla direzione politica determinata dal ministro degli interni italiano Salvini, che è il vero presidente del Consiglio italiano. Questo per dire come gli incontri tra populismi diversi, anche di origine diverse, alla fine determinano una prevalenza che va sempre e solo verso l'autoritarismo. La comune visione che ha permesso questa coalizione era l'antieuropeismo. La seconda suggestione che vi offro è sul fatto invece di un tratto globale dell'autoritarismo è l'attacco sistematico ai diritti umani. Questo avviene in ogni paese in cui l'autoritarismo prende una forma politica di governo. E qui è interessante quello che è accaduto in Italia, perché noi abbiamo assistito a due forme di dismissione, destrutturazione dei diritti umani. La prima forma ha preceduto quella attuale ed è stata determinata da un governo di centrosinistra, progressista. Questa forma io la chiamo dissimulata progressista, una forma di dissimulazione della destrutturazione e distruzione del concetto dei diritti umani. Per farvi capire, gli accordi con la Libia per costruire l'esternalizzazione delle frontiere per quanto riguarda il blocco delle persone migranti li ha stipulati e studiati il governo precedente a questo, che era di centrosinistra. La seconda forma di dissimulazione, di dismissione e destrutturazione dei diritti umani è invece la forma diretta e reazionaria, che è quella a cui stiamo assistendo. La cosa interessante da discutere è che la prima forma, quella dissimulata e progressista, non è una forma costituente, cioè si è dimostrato come questa forma è una forma di destrutturazione dei diritti umani che lascia il vuoto. Questo può essere una cosa positiva per la società civile, ma molto pericolosa perché il vuoto può essere colmato da chiunque arrivi. La seconda forma invece, quella diretta e reazionaria a cui stiamo assistendo, è invece una forma costituente, cioè l'estrema destra in Italia come laboratorio politico e in tutta Europa ha un processo costituente, ha un disegno di nuova società attorno alla distruzione dell'epoca dei diritti umani. Ultima suggestione che vi propongo di ragionamento è il mare come paradigma
di una nuova azione costituente europea della società civile. È chiaro che noi di fronte a una complessa azione trasversale di destrutturazione dei diritti umani e di affermazione di un autoritarismo contemporaneo, noi abbiamo bisogno di capire come costruire una risposta resiliente e resistente e che possa determinare anche questa un'azione costituente dal basso. Io penso che il mare Mediterraneo è e può essere un luogo di incontro tra pratiche e pensiero a livello europeo, per quello che sta accadendo in mare, per il significato simbolico e concreto che ha assunto e per la possibilità di dare spazio ad azioni costituenti dal basso, che sono però azioni positive. Questo è un grande nodo che noi abbiamo in Italia, in Europa e ovunque: associare la pratica resistente e resiliente a una produzione di azioni positive. Il terreno su cui io credo la destra autoritaria gioca il suo scontro è invece costringerci a una dinamica di resistenza disperata e quindi che non propone o produce azioni positive. E ho finito. Thank you.